Bentornati sul nostro canale Tessiland nella rubrica del come fare. Oggi voglio realizzare con voi una ghirlanda dedicata al nostro San Valentino utilizzando un solo gomitolo di lana e due telai da ricamo, perché ricordatevi che con un pochino di fantasia è possibile ottenere davvero di tutto. Ho deciso di scegliere uno stile molto naturale, utilizzando dei colori molto delicati e accostando anche un po' di neutralità, in modo da poter tenere in casa la nostra ghirlanda anche al di là della festività. Vediamo subito insieme che cosa ci occorre. Allora, partiamo innanzitutto dalla scritta, che per l'occasione ho scelto ovviamente Love, utilizzando questo filo metallico che è molto malleabile e che riusciremo a intrecciare in base alle nostre esigenze. Per una maggior precisione vi consiglio quindi di tracciare su di un foglio, scegliendo i caratteri della scrittura, e cercare di ripeterli quanto più precisi possibile. Dopo aver realizzato la scritta, che io per motivi di tempo già ho realizzato, stiamo attenti anche alla circonferenza della nostra ghirlanda, quindi stiamo ben attenti nell'estensione. Il passaggio successivo è quello di lavorare il nostro Justin Baby con il mulinetto, così da ottenere questa maglina che poi ci servirà per ricoprire la scritta metallica. Quindi cominciamo ad inserirla all'interno del filo e facciamola avanzare piano piano, così da ottenere poi questo risultato. Dopo aver realizzato la scritta, poniamola da parte e andiamo ad occuparci della ghirlanda. Cominciamo a lavorare sui nostri telai e a decorarli. Innanzitutto con un puntino di colla li fissiamo tra di loro. Poi andiamola a ricoprire con il nostro macramè, quindi fissiamo la punta al nostro telaio e lo avvolgiamo fino a ricoprire anche la parte metallica. Adesso possiamo anche già crearci l'appendino, quindi mettiamo sempre un punto di colla, lo fissiamo dietro così. E poi per abbellirlo un pochino io ho scelto anche queste perline naturali e quindi andiamo ad infilarle così e poi andiamo a bloccarli con un nodo. E a fissare con un puntino di colla. Adesso cominciamo ad abbellire la nostra ghirlanda utilizzando degli elementi sospesi. Io ho scelto ovviamente questi cuoricini al taglio laser che andremo ad impreziosire anche con sempre queste perline naturali. Quindi andiamo ad attaccarle sulla nostra ghirlanda creando anche un gioco di altezze, quindi in maniera sfalsata. Infiliamo il nostro cordino, il Justin Baby che ho scelto anche per la scritta. Infiliamo le nostre perline. Una, prepariamo anche l'altra. Adesso andiamo ad incollarli dietro. Quindi primo cuoricino, mettiamo la colla e ci agganciamo così. Poi incolliamo anche l'altro.
Adesso cominciamo a decorare la nostra ghirlanda nella parte inferiore, quindi facciamoci dei piccoli pezzetti di macramè, magari facendoci un campioncino in modo da poterli tagliare tutti la stessa lunghezza, e cominciamoli a legare in questo modo qui nella parte inferiore, creando un nodo. Andremo a ricoprire tutta la parte inferiore della ghirlanda, quindi il nostro metà cerchio, diciamo, in questo modo qui. Quindi andremo a creare le bande laterali lasciandole col macramè, e io per creare un gioco di colori ho voluto mettere nella parte centrale questo Justin Baby salmone. In più, come potete notare, ho deciso di abbellirla con le perline, quindi ho messo queste perline naturali di diverse misure, incollandole anche tra loro e decorandole come più ci piace. Quindi poi sarete voi libere di scegliere i colori, di decorarle e di scegliere anche la grandezza del telaio. Per ultimo andiamo ad inserire la nostra scritta, quindi andiamo a appoggiarla e andiamo a legarla, a farla girare intorno al telaio. Facciamola appoggiare nella parte inferiore del nostro telaio, mettendoci anche un puntino di colla se volete per fissarla meglio, e deve seguire anche la linea tondeggiante del telaio. Incolliamo anche le parti laterali. E la nostra ghirlanda per San Valentino è pronta. Spero che abbiate apprezzato la mia creazione. Continuate a seguirci per altri spunti di creatività. Ricordatevi soprattutto di seguirci sui nostri social Facebook, Instagram e TikTok, attivando la campanellina delle notifiche. E niente, quindi ci vediamo a presto. Ciao!